ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo qui sarà un piccolissimo video haul. Davvero ho da mostrarvi quattro cose in croce, però mi fa piacere comunque condividere con voi qualche piccolo acquisto che ho fatto. Si tratta per lo più di acquisti di abbigliamento, quattro cosine da Akire, che sapete che è una catena abbastanza low cost, e da Decathlon, e un unico acquisto di make-up che ho fatto per necessità, perché appunto l'ho finito. Allora, partiamo subito e partiamo con Akire, che è questo qui, il marchio. Io nello specifico sono andata nel punto vendita che si trova al centro commerciale di Roma Est. Allora, ci sono andata perché mi servivano dei jeans e ho trovato lì dei modelli veramente carini a dei prezzi stracciatissimi. Allora, il primo che ho preso è questo jeans qui, diciamo è un lavaggio chiaro, molto semplice come tipologia di jeans. L'unica cosa è che qui dietro sulla tasca ha questo, diciamo, sorta di merlettino che lo impreziosisce un po' di più, e ragazzi, questo è costato circa 12 euro, quindi veramente un affarone. Un altro jeans che mi ha costato leggermente di più, è un po' più particolare, però mi piace veramente tanto, è questo jeans con i pois, sempre un lavaggio chiaro. Questi qui sono appunto, questa è la fantasia a pois, il retro è fatto in questo modo, e questo qui mi ha costato 19,90 euro. Sono tutti con diciamo terminano stretti sulla caviglia. E poi ho acquistato due semplici magliettine, una la vedete stropicciata perché l'ho appena tolta dallo stendino per mostrarvela, comunque sono veramente molto semplici. Una questa qui con questa fantasia, ed è costata 4,99 euro, la manichina a mezze maniche, e un'altra che è fatta in questo modo e ha questa fantasia leggermente più lunga dietro rispetto al davanti. Questa ancora non l'ho utilizzata e mi è costata 5,99 euro. Sono taglie uniche e insomma, diciamo che questo negozio non è che abbia dei prodotti di grandissima qualità, però se volete prendere delle cosine senza spendere tanto, riuscite a trovare qualcosa di interessante appunto a buon prezzo. La cosa che voglio dirvi di questo negozio è che le taglie secondo me sono un po' falsate, insomma, diciamo che io, che non sono insomma magrissima, però neanche tanto tanto grossa, ho dovuto prendere delle taglie magari a volte anche un XL di pantalone, ragazzi, che io non porto un XL, per quanto possa avere un po' di pancetta, un po' di panza, non porto un XL. Quindi purtroppo le taglie sono un po' sballate, quindi mi raccomando, andate sempre, provate prima di acquistare, perché sono veramente sballate. Poi ho fatto due acquisti proprio mini mini da Decathlon, e ho acquistato allora come prima cosa un toppino, che sono questi qui semplicissimi, che costano 5,95 euro di Decathlon appunto. Io ce l'ho già in versione nera e ve l'ho mostrato in un altro video haul, questa volta l'ho preso in quest'altra colorazione molto carina. Sinceramente io mi trovo bene con questo toppino. L'unica diciamo l'unico neo di questo toppino è che potrebbero rigirarsi le coppette all'interno perché non sono cucite, quindi l'unica pecca, però veramente mi tiene benissimo e costa molto poco. Poi l'altro acquisto che ho fatto sono stati dei semplici leggings che devo usare per Zumba, insomma per allenarmi. Sono quelli lunghi e ho preso una taglia M, questo qui è il modello, comunque sono quelli in offerta a 4,95 euro. Per concludere questo haul veramente piccolissimo, ragazze, come avete potuto vedere, concludo con un unico prodotto di make-up, che è una semplice matita per gli occhi nera. Questa qui è la matita in questione che ho voluto provare e prendere, è della Debbie ed è la numero, la colorazione 10, cioè la nera appunto. Sono andata in una profumeria della mia città, che è comunque una catena, si chiama Estasi Profumerie, e aveva in offerta queste matite a soli 1,90 euro, e quindi ho deciso insomma di prenderla lì, perché comunque il prezzo mi sembrava molto buono. Questo qui è il suo swatch, diciamo che l'ho provata oggi per la prima volta mettendola come riga di eyeliner,
Insomma, vediamo un attimino, cercherò di testarla. E nulla, ragazze, questo è stato il mio piccolissimo haul del periodo. Come vi ho detto già in altri video, io non sto acquistando praticamente nulla di make-up perché ho comprato la matita perché mi è terminata, non avevo più una matita nera in casa. E per il resto non sto comprando nulla perché smaltisco il make-up e magari mi concentro su qualcosa di abbigliamento, altrimenti metto da parte qualche soldino. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e vi mando un bacione grandissimo, se volete ci vediamo al prossimo. Ciao!